Quanto ho guadagnato a settembre 2023? Oggi voglio fare questo video, ragazzi, per darvi anche prova di trasparenza, perché comunque reputo che nel momento in cui uno parla di business, parla di imprenditoria, ma non parla di numeri, significa che sta nascondendo un po' qualcosa. In realtà a me piace qui sul canale innanzitutto portarvi dei contenuti che nessun altro in Italia porta, perché tutti parlano di fotografia dal punto di vista della tecnica fotografica, della post-produzione, di come fotografare, di come fotografare meglio, di come fotografare meglio, di quello che fotografa meglio del meglio. No, qui ragazzi si parla, come dico sempre, della fotografia e della videografia dal punto di vista imprenditoriale, e quindi si parla di soldi, ragazzi. E siccome settembre per me è stato un mese molto positivo, mi va di condividere con voi quello che ho guadagnato, non solo per farvi capire quanto ho guadagnato e dirvi ho guadagnato questo, ma per farvi capire come innanzitutto sia possibile guadagnare bene con la fotografia, prima di tutto. Quindi se vuoi avvicinarti a questo mondo o se sei già un fotografo ma non guadagni quanto vorresti, magari puoi capire in che modo invece è possibile guadagnare. Soprattutto ti farò capire in che modo io diversifico la mia attività come fotografo. Quindi, introduzione e poi iniziamo subito. Eccoci qui ragazzi, bene, se non mi conosci io mi chiamo Stefano Martelli, come dico sempre doverosamente all'inizio di ogni mio video, sono un fotografo e videomaker professionista, soprattutto specializzato nei matrimoni, anche se in questo video vedrai che le mie fonti di guadagno non derivano solo dai matrimoni. E qui sul mio canale YouTube parliamo della fotografia e della videografia dal punto di vista imprenditoriale, quindi se vuoi avviare il tuo business come fotografo videomaker o vuoi migliorarlo, in descrizione trovi anche tutte le informazioni inerenti alle mie lezioni, le mie consulenze in ambito marketing, in ambito vendita e se vuoi puoi anche imparare il mio metodo ibrido. Infatti faccio anche delle lezioni in cui insegno il mio metodo ibrido, che è il metodo di lavoro grazie al quale io faccio foto e video da solo ai matrimoni, ed è la metodologia lavorativa che mi permette di guadagnare bene grazie ai matrimoni, perché appunto facendo foto e video da solo guadagno molto di più di un semplice fotografo o di un semplice videomaker, senza nulla togliere a nessuno. Questo è, e oltretutto, se vuoi entrare all'interno del mio gruppo WhatsApp, trovi il link qui in descrizione. Ho aperto questo gruppo WhatsApp per fare in modo che puoi avere un contatto più diretto con me. Possiamo scriverci, puoi fare domande, aprire discussioni all'interno di questo gruppo dove appunto troverai altri fotografi, altri videomaker. Quindi possiamo confrontarci, puoi proporre argomentazioni e quindi ben venga se vuoi iscriverti. Quanto ho guadagnato questo mese? Parliamo di settembre 2023, perché magari qualcuno potrebbe guardare questo video tra qualche mese o anni, chi lo sa, e quindi è giusto chiarire subito di che periodo parliamo. Settembre 2023. Ho raggiunto un ottimo traguardo, devo dire, perché non ho mai guadagnato così tanto in un unico mese. E quindi sono contento di condividere con voi questo traguardo, quindi chiariamo subito che comunque in questo lavoro non si può avere una costanza piena in quello che si guadagna mese dopo mese, quindi non è detto che questa cifra che ho guadagnato a settembre la guadagnerò anche ad ottobre. Però il gioco qual è? Quello di fare in modo che cioè alzare sempre di più la media del nostro profitto mensile. Alla fine io non guardo tanto al mensile quanto all'annuale. Cioè, cerco poi di tirare le somme alla fine dell'anno e dire ok, quanto ho guadagnato questo tot bene, diviso 12 fa una media di tot al mese. E poi parliamo di fatturato, ok? Quindi la cifra che vedrai è lorda e facciamo una distinzione anche al netto della cifra, quindi ti dirò anche quanto mi entra effettivamente di netto in tasca. E ti faccio adesso capire subito quali sono le mie diverse fonti di guadagno derivanti dalla fotografia. Infatti, una cosa che devi capire è che secondo me è un errore focalizzarsi su un'unica fonte di entrata. Il lavoro del fotografo e del videomaker, perché ragazzi, il mio consiglio, a me non piace questa distinzione tra fotografi e videomaker. Secondo me
chi lo fa di lavoro deve essere sia fotografo che videomaker, non esiste questa distinzione, devi saper fare non solo le foto ma anche il video, quindi se nasci come videomaker impara a fare le foto, se nasci come fotografo impara a fare i video, perché questo ti permette di raddoppiare, di duplicare quello che tu puoi fare a livello di servizi, a livello di guadagni di conseguenza, quindi assolutamente foto e video, non esiste una distinzione, dobbiamo saper fare entrambi, questo almeno è quello che penso io, quello che consiglio io. Per avere un business profittevole in questo campo. Ed è per questo che io ho ideato il metodo di lavoro ibrido, che faccio foto e video da solo ai matrimoni, che quasi nessun altro lo fa, a parte quei pochi che l'hanno imparato e che comunque mi contattano per impararlo. Quindi assolutamente si hanno solo vantaggi a saper fare entrambe le cose. Tuttavia, poi un'altra cosa da dire è che io non è che faccio solo matrimoni. Io diversifico le mie fonti di guadagno e oltre ai matrimoni mi occupo anche di seguire attività locali e quindi di generare per loro dei contenuti, quindi vado, faccio foto, faccio video e poi con questi creo i post, gestisco i social per queste attività, parliamo essenzialmente di ristoranti e pizzerie. Poi indubbiamente oltre ai matrimoni il passaparola gira, quindi a volte mi capita di fare delle foto, dei video anche per altre tipologie di servizi. Mi è capitato di fare un servizio di gravidanza per un mio cliente, un servizio video per un'azienda e altre cose, un servizio di famiglia e via discorrendo. E poi comunque, considerando che io offro lezioni e offro consulenze per i fotografi, quindi per chi vuole imparare la fotografia o la videografia a livello tecnico o per chi vuole migliorare il suo business, quindi ha bisogno di consulenze di marketing, di consulenze sulla vendita e su come guadagnare di più, in poche parole avere più clienti, io svolgo anche questo tipo di servizi. Quindi ho fatto della mia competenza anche, mi sono dato la possibilità anche di insegnare, okay, attraverso questi tipi di percorsi. E ovviamente è un bel impegno, indubbiamente, perché se non facessi un video un giorno sì, un giorno no qui su YouTube, non avrei nessuno che mi segue per questi percorsi. E quindi, logicamente, insomma, tutta questa variazione di fonti di guadagno mi comporta un bel impegno lavorativo e professionale. Quindi, venendo a noi, quanto ho guadagnato? Allora, io mi sono trascritto qua perché, come dicevo in uno dei miei ultimi video dove ho parlato di gestione finanziaria, è importante tenere sotto controllo quanto ci entra e quanto ci esce. Quindi, in questo video ti spiegherò quanto ho guadagnato, quindi di fatturato, poi ti dirò quant'è il netto e magari se ce la faccio ti dirò anche quanto mi è partito questo mese, di modo che ti rendi anche conto di, effettivamente di quello che io posso riuscire a mettere da parte, a risparmiare. Allora, iniziamo dai matrimoni. Abbiamo detto i matrimoni sono il mio core business, quindi è la mia fonte di reddito principale. Quindi, ingrandiamo qua, non mi piace, se no, ok. Quanto ho guadagnato, quanto ho fatturato dai matrimoni solo per il mese di settembre? Allora, ho fatturato 3.490 euro, ok? Solo dai matrimoni. Cosa significa? Significa che questa somma qua, questa cifra qua, è la somma di saldi di lavori finiti, acconti di nuovi lavori, nuove prenotazioni, essenzialmente questo, saldi e acconti. Precisamente parliamo di 1, 2, 3, 4 prenotazioni, mi pare. 4 prenotazioni e 2 saldi, quindi 4 acconti e 2 saldi. Comunque, questa è la cifra derivante dal mio business di matrimoni, 3.490 euro, a cui aggiungere poi le mie entrate derivanti dalla parte di lezioni e consulenze per fotografi, come vi dicevo. Qui parliamo di un'entrata di 950 euro, ok? Quindi di persone che mi pagano per le mie lezioni, per le mie consulenze. Poi altri lavori extra matrimoni, quindi tutti quei servizi che possono essere servizi di gravidanza, di famiglia o video che posso aver fatto per un'azienda, sono queste tre le cose che ho fatto, mi hanno portato un totale di quindi servizi extra matrimoni, quindi al di fuori dei matrimoni, parliamo di 610 euro.
E poi come ultima cosa ci sono i miei servizi di social media marketing, social media management, quindi social media manager, facciamo così, le entrate da social media manager in poche parole sono state di 890 euro. E questo è un servizio comunque a ricorrenza mensile, quindi io ho dei clienti che ogni mese mi pagano un tot per andare a creare i contenuti e gestire i loro canali social. Quindi il totale è di 5.940 euro e mi sono avvicinato quindi ai 6.000 euro di fatturato di questo mese appena passato, di settembre 2023. Cosa ne pensate? Per me è un ottimo traguardo perché non mi sono mai avvicinato così tanto ai 6.000 euro. Spesso guadagno cifre, diciamo che di solito guadagno sempre oltre i 3.000 euro al mese. E mi sono avvicinato e superato, insomma, alcune volte tra i 4 e i 5.000 ci sono arrivato, però mai mi sono avvicinato ai 6.000 euro, quindi sono veramente molto, molto contento di questo. E appunto è la somma di queste quattro diverse fonti di entrate, comunque tutte derivanti da cosa? Dalle mie capacità fotografiche e videografiche e anche di marketing, bene o male. Quindi questo qui è il totale. Adesso tu mi dirai però il totale lordo, cioè questo è il fatturato. Quanto è di netto? Allora, io essendo forfettario, ragazzi, queste cose non ve le dice nessuno. Vi sfido a trovare il fotografo su YouTube che vi dice quanto ha guadagnato realmente, quant'è il lordo, quant'è il netto. Allora, totale netto, io ci tolgo un meno 30% sulla base dei miei calcoli come forfettario. Ciò non è detto che valga anche per voi, sentite il vostro commercialista. Ci tolgo un 30%, quindi no, non me lo sono scritto, lo faccio con la calcolatrice. 5.940 meno 30%, 4.158. Ok? Quindi il mio guadagno netto, quello che in modo netto mi entra in tasca, sono questi 4.158 euro, che non è male, ok? Considerando che a livello di professione, quindi a livello professionale, non ho spese, perché se no a questo, se dovessi toglierci l'affitto del negozio, dello studio, le tasse di un'attività commerciale, ragazzi, io lavoro da casa, lo dico sempre, zero spese, zero spese per la mia attività. Quindi questo è quello che mi entra. Da qui ci devo togliere le mie spese personali, spese familiari, le bollette, e tutto quello che può essere. Che adesso vi dico quant'è, vado a consultare mia moglie perché lei è quella che tiene le spese e vi dico quanto ho speso nel mese di settembre. Cri, mi sai dire quanto abbiamo speso a settembre? Allora, le cose che mi sono. Aspetta, allora, le cose che mi sono scritta io. Abbiamo speso 3.200 euro. Ok, vabbè, mettiamo caso che abbiamo speso 3.500 euro. E però ci sono state delle cose extra, compleanni, ho Sì. comprato la palestra. Mesi così ce ne sono pochi, fortunatamente. Di solito di media quanto spendiamo al mese? Contiamo, ad esempio, maggio, va. Maggio 1.700, giugno 1.800. Vabbè, esageriamo un po' a 2000. Però non avevamo ancora l'affitto della casa in montagna, quindi facciamo. Marzo 1.800, quindi sì, più o meno siamo sui 2.000, dai. Vabbè, dai, ok. Va Ok. bene, grazie. Ok, ragazzi, allora, senza filtri, no, non è che mia moglie sa che stavo registrando, quindi è tutta la pura verità. Adesso c'è da considerare che settembre è stato un mese in cui ho guadagnato tanto, ma
ho anche speso tanto perché abbiamo avuto delle spese dovute a compleanni dei nostri figli, perché ragazzi, io ho due figli, tutti e due fanno gli anni a settembre, perciò ci sono stati i compleanni, regali, mi sono fatto la palestra in casa, quindi ho dovuto spendere in quello che poi ovviamente sono cose che non spendo tutti i mesi, e quindi c'è stato almeno un 1000-1500 euro di spesa superflua nel mese di settembre. Però questa spesa include tutto, quindi spesa a livello proprio di spesa, quindi di cibo, poi di bollette, di affitto della nuova casa in montagna che ci siamo presi e tutto. Però in realtà la media di spesa mensile mia, nostra a livello familiare, è sui 2000-2200 euro. E quindi, se fosse stato un mese normale, comunque da questo togliamoci, quindi dai 2000, cioè scusami, dai 4.158 netti guadagnati, ci togliamo, non so, 2.200 euro. Comunque, potenzialmente io avrei potuto mettere da parte praticamente 2.000 euro, ok? 1.958 euro in risparmio. Che, come ti dicevo, il trucco per star tranquilli è risparmiare, ok? Ne abbiamo parlato nel video di gestione finanziaria per fotografi. Però essenzialmente, realmente a settembre, perché poi ti ripeto, cioè siamo qui a parlare di settembre, di un mese. In realtà la media va fatta su tutto l'anno, ok? Poi magari dimmelo che a fine anno potrò fare magari un video in cui ti dico quanto ho fatturato tutto l'anno, se mi lasci un commento e se arriviamo a un buon numero di like. A fine anno ti svelerò il fatturato totale dell'anno, il netto annuale, le spese annuali, ti dirò quanto ho risparmiato in tutto l'anno. E quindi, tenendo in considerazione solo settembre, quindi 4.158, ci togliamo questi 3.500 praticamente spesi. Sono pur sempre riuscito a ottenere un risparmio teorico di 658 euro. Ok? 658 euro in risparmio. Ok, a settembre, questi 2000 se fosse stato un mese normale. Quindi chiudo qua il video, ok, non serve che andiamo oltre. Ragazzi, io più trasparente di così non so essere, però fammi sapere tu cosa ne pensi. Quindi, nel senso, dimmi se secondo te è un guadagno alto, basso, nella media, se anche tu vorresti guadagnare così tanto con la fotografia perché magari non ce la fai, o se guadagni di più, fammelo sapere, ben venga, buon per te. E comunque io spendo tanto, ragazzi, cioè indubbiamente con una casa grande, una macchina, cioè due case, okay, due case, la macchina, due figli. E mia moglie, ci tengo a precisare ogni volta che non lavora, quindi non porta reddito, e quindi considerando che tutto questo deriva dalla mia capacità come fotografo e videomaker e tutto quello che ci gira intorno, direi che non è male e che può farti capire potenzialmente con un po' di impegno le soddisfazioni che può portarti questo lavoro. Che, ragazzi, cioè io quando ero dipendente ero felicissimo se arrivavo a guadagnare 1500 euro, ragazzi. Secondo voi, considerando quello che mi parte ogni mese adesso, con lo stile di vita che ho ora, ma come avrei potuto vivere con 1500 euro al mese? Quanto straordinario avrei potuto fare, avrei dovuto fare per arrivare magari a, boh, 1700 euro con fatica qualche mese? Non ce l'avrei mai fatta. E quindi o mi dovevo limitare la mia vita a uno stile di vita più blando, oppure sarebbe stata costretta ad andare a lavorare anche mia moglie, ok? Cioè, ragazzi, senza filtri, questa è la mia vita, questi sono i miei guadagni. Fammi sapere cosa ne pensi. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, like, perché nessuno fa video di questo tipo. E iscriviti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!